più piccolo il paese e più corrono le voci. Harold, facendo colazione nel bar più prossimo al casolare in cui abitava, alcuni mesi prima aveva saputo di un uomo molto capace che gestiva in paese una rigogliosa attività commerciale. Le crisi, la recessione, le tasse, la strozzatura del credito delle banche ne avevano poi determinato il fallimento. Si racconta che per far fronte ai debiti molti gli suggerirono di rivolgersi a una famiglia di usurai noti in paese per il suo prodigarsi nel prestare somme di denaro a interessi quadruplicati, ma l'uomo non si lasciò convincere. I signori del racket della zona fecero arresto, provocando dei danni alle strutture e attività perché il tributo dovuto non era stato versato. Un genio, a sentirlo uno degli assidui frequentatori del bar, uno che ci sapeva fare con i conti e soprattutto sapeva tenerli in ordine. Una dote, come per un musicista suonare orecchio. Laureato in economia, aveva vissuto un'esperienza di alcuni anni negli Stati Uniti come manager di una multinazionale. Lo chiamavano il lanciatore di fazzolettini di carta. Perché, dopo il fallimento dell'attività che aveva rilevato, si guadagnava la sua giornata vendendo, o meglio lanciando, pacchi di fazzolettini di carta dai semafori direttamente negli abitacoli delle auto, chiedendone la restituzione o l'acquisto degli stessi quando scattava il verde. Non ci si poteva sbagliare. Statisticamente, una volta fatto 100 con uno o più pacchi di fazzolettini, con il semaforo in procinto di illuminare la spia del verde, erano molte più le persone che tiravano fuori i soldi per non sentirsi in colpa rispetto a quelle che se ne fregavano tirando dritto. Una strategia vincente che permetteva al lanciatore di campare in modo dignitoso. La destrezza era tutta nel camminare svelto, di taglio, di mirare a sedile posteriore con la volontà di far rimbalzare ogni pacco di fazzolettini dal sedile al tappetino in modo da renderlo irrecuperabile da chi era seduto davanti. Il lanciatore lanciava in movimento, mai da fermo. Con una piroetta si destreggiava verso i finestrini di destra piuttosto che quelli di sinistra, non sbagliava mai un lancio. Non era mai rimbalzato un pacchetto di fazzolettini su uno sportello, su un tettuccio. Ogni tiro andava a segno, grazie all'esperienza. Il sistema funzionava a puntino, fino a quando il lanciatore di fazzolettini di carta non si imbatté in un uomo di origine turca, chiamato Erol Ciorba, che attendeva il verde del semaforo nella Citroen DS squalo di In quel periodo Harold ogni mattina accompagnava due clienti anziani in un paese vicino a vedere i nipotini, percorrendo senza fretta la strada dal paese alla provinciale. Le prime volte, ignaro sul da farsi, Harold lasciò il lanciatore fazzolettino e fare il suo mestiere, riempire il sedile posteriore di una decina di pacchetti. Il suo senso di colpa fece il resto, costringendolo a pagare fino all'ultimo fazzoletto. La storia andò avanti fino a qualche giorno, fino a quando Harold non comprese che doveva arrivare al semaforo con i finestrini chiusi. Il lanciatore di fazzolettini, capita l'antifora, non si curò più della scuola, del suo autista e dei suoi passeggeri. Trascorso qualche tempo, da allora il lanciatore di fazzolettini si avvicinò alla DS ferma al semaforo, sorridente, una sigaretta incastrata tra i denti. Muovendo il pollice chiese a Harold se avesse da accendere. Harold estrasse l'accendino dalla taschina della sua camicia a maniche corte rigata da sottili linee verdi e abbassò il finestrino quasi per metà. La sigaretta precipitò dalla bocca e lanciatore i fazzolettini di carta sull'asfalto. Il lanciatore fece il suo mestiere. Circa 7 pacchetti di fazzolettini mandati a segno sul sedile posteriore della squalo prima che Harold riuscisse ad alzare del tutto il finestrino. Un'altra mattina Harold lo lasciò aperto di poco il finestrino per buttare via la cenere dalle ultime boccate della sigaretta che aveva tra le dita. Vide il lanciatore di fazzolettini puntarlo da vicino al semaforo mentre la squalo si trovava indietro in coda. Il lanciatore prese la mira girandosi sul lato, tirò indietro il braccio e lanciò. Il pacchetto di fazzolettini tagliò l'aria, passando rasente alla bocca di un bidone della spazzatura e sui tettucci delle auto fino a infilarsi roteante nel finestrino della squalo. L'incredulità colse Harold, che lasciò cadere la sigaretta sull'asfalto per la sorpresa. La sfida era iniziata. Thank you.